Devo lasciare la scuola? No. Sì, sì o no? Purtroppo sembra che dovrai cambiare scuola, sì. Perché? Perché dovrebbe andarsene? No, invece no, non lascerai questa scuola, tesoro. Abbi fiducia in me. Non sarà facile spuntarla contro Bustamante, ma legalmente non possono espellerti, d'accordo? Martin, quell'uomo è capace di fare qualunque cosa. Non mi importa. Un attimo, perché non siete d'accordo? Che succede? Ma sì che siamo d'accordo, è che vogliamo solo il meglio per te. E forse il meglio sarebbe andarsene da qui. Questo posto non ha nulla a che vedere e con voi. E te ne accorgi ora? Sono 2 anni che frequento questa scuola. No, amore mio, io me ne sono accorta molto tempo fa. Non mi è mai piaciuta questa scuola. E adesso che Bustamante è quell'arrogante all'ultima parola su tutto, mi piace ancora meno. Sì, forse è vero. Però papà ha sempre detto che se vuoi cambiare le cose non devi scappare, o no? Oh, ma dai, per favore, non siate ingenui. Bustamante ha il potere. E il potere non si cambia. Tesoro, ascolta, devi cambiare scuola. Non ho fatto altro che cambiare, è per questo che non ho amici. E ora che ce li ho non li voglio perdere. Ah, piccola, non dire così. Non li perderai, amore mio. Fidati di tuo padre. Dovessimo lottare contro altri 100 Bustamante, tu resterai qui. Grazie, papà. Permesso, ci voleva parlare. Sì, entrate, prego. Rivarola, ci aspetta fuori, per favore. Sì, come no. Permesso. Ho un piccolo compito per voi. Voglio un riepilogo scritto del regolamento sportivo. Perché? Noi non abbiamo fatto niente. Che vuole da come noi? Come coordinatore sportivo mi serve. E ho scelto voi due per farlo. Abbiamo un sacco di compiti, non possiamo. Non mi importa, lo voglio per domani, è chiaro? Fuori. Ah, che pena. Rivarola? Può rientrare. Mi dispiace. Lo odio, perché ci ha fatto questo? Perché? Perché gliel'ha chiesto Sol, non l'hai capito? Senti, Sol mi ha raccontato un segreto, ma dopo questa te lo dico. Che cosa? Avanti, parla. Sol sta uscendo con Blas, ecco. Sul serio? Ma dai. Sì, sì, è sicuro che l'ha fatto per vendicarsi, visto che non le parliamo più. Non ci posso credere, Fernando. Bene, più. Chi vuole provare? Forza, avanti! Io, provo io! Ciao! Che fai? Ti va di giocare? Sto osservando la sequenza. Se è sempre uguale, la imparo a memoria e poi vi straccio. No, così no, non no, vale. No, è valido così se la imparo vale. A memoria. Dai, forza, dimmi qualcos'altro su Alejandro. Che cosa gli piace fare? Ma sì, gli piace molto la musica, va a scuola anche lui. E gli piace anche ballare? Sì, certo, ma perché ti interessa tanto? Ecco, perché mi chiamerà e se usciremo insieme vorrei sapere cosa gli piace fare. Mia... Alejandro esce con tutte, ma non sta seriamente con nessuna. Forse perché non ha ancora trovato la ragazza giusta, sì, no? Sì, e per trovarla esce con 4 ragazze alla volta. No, gli piacciono tutte. Come? Proprio tutte? Così donnaiolo? Sì, davvero, non ti conviene uscire con lui. È un mio caro amico, ma non te lo consiglio. Francisco, vieni, le ragazze ci hanno sfidato. Avete fatto male a sfidare che i cugini, succede vediamo qui? Niente, forza, un gioco profe. Nuovo. E con Alejandro, novità. Ha detto che mi chiamerà. E allora? Non so, Francisco ha detto che non è uno serio. Bene, allora meglio così, no? Ma sì, forse. Aspetta, se ti richiama che fai allora? È ovvio che non gli rispondo, lo scarico subito e basta. Dai, impariamo a fare i passi a memoria così li battiamo tutti, dai. Sì, dai, andiamo. Vai. Ma allora che intenzioni hai? Provocare Bustamante e farti sbattere in prigione? Sonia, basta, io non voglio rovinare la vita di mia figlia con i miei problemi, chiaro? E poi, per ora lei non sa nulla. Non voglio che sappia che mi ha minacciato, ok? Lo sai che Bustamante non la smetterà finché non ti avrà rovinato, no? Va bene, ma non toglierò Maritza dall'Elite Way. Questa qui è una certezza. Soprattutto ora che sappiamo che è un ragazzo. Non capisco che cosa ci trovi in quello lì. No, cioè, aspetta, io non sono razzista né niente, no. Va bene, ma non penso che sia il ragazzo giusto per lei. Veramente, non lo so, io preferisco... Oh. Preferisco Pablo. Ah, no, non me lo nominare neanche. No, a me quel ragazzo non ha mai convinta. Tale padre, tale figlio, guarda. Ti sbagli, Sonia, ti sbagli. Pablo è un bravo ragazzo. Niente a che vedere con suo padre. E poi so che lei è innamorata di lui. È un ragazzo che mi piace. Ha qualcosa di speciale, Pablo. Non lo so. Perché mi guardi così? Niente, è la prima volta che posso condividere con qualcuno quello che succede alla mia Maritza. Ah, grazie. No, non devi ringraziarmi. Franco, eh? Ragazzi.
ragazze, devo dirvi una cosa, ma è un segreto e non dovete raccontarlo a nessuno. Va bene, racconta, dai. No, aspetta, aspetta, dacci gli indizi, voglio indovinare. Indizi? Pizza. Va bene, è una coppia. È una coppia abbastanza recente. Chi sono? Del quarto, sono del quarto. Ho indovinato, sono del quarto. Non preoccupatevi, so già tutto. Cosa? Come sai tutto? Sì. Sì, me l'ha raccontato solo in persona e sembra che Blas sia cotto. Eh? Di chi? Oh, ma siete stupide, di sola, escono insieme, non lo sapete? Sul serio? Sì, in più lui fa tutto quello che lei gli dice. Cosa? Ma perché dici così? Perché no. Lo dico, perché io e Belen non le parliamo più, così lei ha chiesto a Blas di punirci e lui ci ha rifilato un bel compito per domani. E tu lo stai anche facendo, ma non farlo! Vuoi che mi metta una nota? No, carina, non ti rendi conto che se scoprono che Blas esce con Sol lo licenziano? Sì, non certo, capisci? Ce l'hai in pugno, capito? In pugno! È vero! Devo dirlo a Belen, grazie! Vado subito! Che tutto che è! Però per te è perfetto, almeno ti liberi di Blas! Dici? Sì! Certo, adesso però racconta quello che avevi da dire. Ok, basta con gli indizi. Va bene. La ragazza è... La ragazza sono io. Oh, come sono contenta! No, non lo sono per niente, per niente. E adesso che non ti Non venire prendi? A piangere da me quando Pablo ti farà soffrire di nuovo. Oh, non venire no, a piangere da lo me. Vedi, lo vedi che non hai capito niente. Non si tratta di Pablo. È Javier. Brava. Che carina. Sono così contenta, davvero. Sono così va bene, felice. Va bene. Congratulazioni, sono così felice per te. Sul serio. Grazie. Caffè, ma che fai? Spegni! No, no, la luce mi aiuta a pensare a chi mi manda queste maledette lettere. Lo devo ancora scoprire. Con queste lettere? Piantala! Devo saperlo. Abbiamo litigato per questa storia e a momenti ti cacciavano da scuola. La vuoi finire? Pablo, tu che fai? Niente, ho quasi fatto, niente. Che studi? Non sto studiando, non è un compito. Sta ritagliando un collage di Charlie Garcia che, guarda caso, è il cantante preferito di Maritza. E allora non posso farle un regalo? Sì, certo, è che sei strano ultimamente. Non fai altro che scrivere poesie. Sei diventato romantico, ritagli foto per i collage. Ah, Javier, me non li faresti proprio uno? Giù, Te l'avevo detto di lasciar perdere, hai perso in partenza, fratello. Che ci fai qui a quest'ora? Cosa c'è? Ho pensato tutta la notte se farti cacciare o no dalla scuola. Meno male, hai cambiato idea, eh? Grazie. Perché hai detto a Max che ho il ragazzo? Senti, la verità è che non vi conosco ancora tutti e pensavo che tu stessi con qualcuno tutto qui. Ah sì? Con chi sentiamo? Non so, con qualcuno, non ricordo. Non sai mentire, rispondimi, perché gli hai detto che sono fidanzata? Ascolta, è che quando l'ho visto lì seduto, niente, mi è sembrato un vero ebete, pensavo di farti un favore. Lo sai che l'ebete proviene dalla migliore famiglia d'Argentina, piena di soldi e classe? Non so niente della sua famiglia, ma lui è un idiota. No, non è un idiota, perché va a sciare ad Aspen e fa surf alle Hawaii, ha già superato gli esami del quinto e va all'università adesso, lo sai, ed è anche... È preparatissimo su musica e cinema. Saprà tutto di musica e cinema, come ti pare. Ma sai una cosa? Non c'entra niente con te, niente. Ma sono io che non c'entro niente con te. Per questa volta la passi liscia. Ma intromettiti ancora e te ne vai. Scusami se te lo dico, però ti sei comportata male con Rocco. Come fai a lasciarlo senza dargli la possibilità di spiegarsi? Senti, io non ho voglia di parlarne, ok? Deve essere lui. Prendi, dai, no, rispondi no, tu, no, dico. Rispondi tu e digli di non chiamarmi tu. Più. No, te lo chiedo per favore, sì, rispondi, digli che non farsi più. Un favore. Pronto? No, sono Vico. No, Mia adesso non può rispondere. Ah, ciao, Franco, come stai? Sì, no, è qui, ora te la passo, un bacio. Pronto? Pronto, tesoro, come stai? Bene, che c'è, papà? Per favore, avvisa Manuel che fra poco vengo a prenderlo per andare dal medico. Papà, lo sai benissimo che non mi va di parlare con il mess...
Ok, va bene, se vuoi glielo dico. Ma tu dimmi che non sono più in punizione, per favore. Mi servono dei vestiti nuovi. Come sei divertente. Se non vuoi essere in punizione, chiedi scusa a Sonia, ciao. No, 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 papà, papà. Corta. Che c'è? Ha attaccato, capito? Prima mi chiede di parlare col messicano e poi mi attacca. Neanche morta chiedo scusa a Sonia, capito? Dai, mai. Mia, perché non le chiedi scusa e basta? Almeno ti leva no, la punizione. No, no, dici sul serio, Vico. Per favore, non ci penso proprio. Ehi, non è strano che Aleandro non ti abbia chiamata? Sì, 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 è un po' strano, sì. Non è mai successo, no? È la prima volta che un tipo dice che ti chiama e poi non lo fa. Avanti. Ah, siete voi. Sì, ci hai fatto chiamare. Sì. Volevo solo dirvi che d'ora in avanti ci potrebbero essere dei cambiamenti e... ecco, volevo che lo sapeste da me. Cosa vuoi dire, Marcel? Che questa volta io non sarò il debole che voi due criticate tanto. Hai perdonato Guido? No, non si tratta di questo. Ho affrontato Bustamante ed è probabile che resterò senza lavoro. Cosa? Hai sentito bene. Il signor Bustamante vuole espellermi dall'Elite Way. Ma perché? Non gli piace la mia famiglia. E lo dice uno che è separato. Ma che c'entra se uno è separato? Non c'entra niente, è perché mia madre è una ballerina e mio padre si è spacciato per professore senza averne i titoli, è per questo. No, è assurdo. Ho fatto questo per te, guarda. È il tuo modo di chiedere scusa per tuo padre? Di che parli? Non sai che vuole espellere Maritza? Cosa? Ma che cosa stai dicendo? Tuo padre mi manda via perché non gli piace la mia famiglia. No, non è possibile. Mio padre non farebbe mai una cosa del genere. E invece sì, Pablo. Mio padre si è opposto e forse perderà il lavoro. Bustamante e il comitato direttivo hanno firmato per la mia espulsione. Quando capirai che razza di persona è tuo padre? No, no, non può essere. Non no. può essere mai così. Se espelleranno la mia migliore amica, ti giuro che non lo faranno, di me. Ci penso io, non no, lo faranno. No, 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 stanne fuori, per favore. Non lo voglio, il tuo aiuto. Fa lo stesso, non lo permetterò. Indietro, Bustamante! No, devo andare, prof, devo andare. Pardon, caro. No, tu sai molto bene che senza un permesso firmato non mi puoi... Mi faccia quello che vuole, io me ne devo andare. Bustamante! Scusa, ehi, scusa. Ehi, che ignorante! Ragazzi, sbaglio, state facendo un po' tardi a lezione. E a te che importa? Siete rimaste sveglie tutta la notte, no? Mi sembra che dovevate fare quel lavoro per Blas. Volevamo parlarti proprio di questo, sai? Sì, sì. Volete che parli con lui, così vi leva il compito? Invece no. Ah, no? No. Allora siete venuti a chiedermi scusa, così intercedo no, per voi. Signorine, per favore, in classe, la professoressa è già dentro. Sì, vado sì, subito. Un momento, un momento. Avete fatto il lavoro che vi ho chiesto? No, no. Ah, no? No. Peccato. Però vorremmo dirle una cosa in privato. Adesso non posso e voi siete già in ritardo. Guardi che quello che abbiamo da dirle è molto importante, soprattutto per lei, ma fa niente se a lei non interessa. Quindi gli R-Way, la band del rock and roll, ha un concerto programmato a Misiones. Sì, esattamente. Quando? Fra 2 settimane, signore. 2 settimane, eh? E sicuramente Pablo ci andrà per non lasciare solo la fidanzata. Sì, sicuramente, signore. Ah. Molto bene, Consuelo. Non era così difficile ciò che ti avevo chiesto. Come sta tua madre? Bene, sta aspettando la richiesta di ricovero. Arriverà presto. La opereranno e andrà tutto bene, vedrai. Grazie. Ah, è arrivato per posta questo documento. È per me? Puoi andare, Consuelo. Grazie. Arrivederci. A presto. Signor Bustamante, ci opponiamo alle misure prese dal consiglio direttivo della Elite Way nei confronti di nostra figlia Maritza. Ricorreremo alle vie legali necessarie per annullare suddette misure. Firmato Sonia Ray e Martina Andrade. Imbecilli! Vedremo chi vincerà questa battaglia. Come sarebbe non avete fatto il compito? No, non può darci compiti extra perché la sua fidanzata ce l'ha con noi. Come hai detto? Sì, lo sappiamo che frequenta Sole e se non vuole che si sappia sarà meglio che ci lasci in pace, ok?
Farò finta di non aver sentito. E domani mi porterete quel compito. Mi sembra che lei non abbia capito bene. O ci lascia in pace o diremo a tutti che lei esce con Sol. Penso che non sappiate contro chi vi state mettendo. Potreste perdere l'anno, signorine. E come? Lei è soltanto un tutor, che può fare? Sì, giusto. Volete una prova? Vi consiglio di tornare in classe e di tenere la bocca ben chiusa. Perché state rischiando grosso. Adesso Feli è un po' gonfia, però... Però sono sicura che in un paio di mesi perderà i chili di troppo e sarà carina come la sorella, sì. A me non sembra così grassa. Sei un ragazzo davvero galante. Vi porto qualcosa da bere? Ah, ecco, lui è il colpevole di tutti i malintesi dell'altro giorno. Ah, il ficcanaso. Beh, vi chiedo scusa, davvero, non era mia intenzione. Non mi interessano le tue scuse, sai. Vai, portami un succo d'arancia. Sì, certo. E lei, signora, desidera qualcosa? Vediamo. Un infuso di tè, per favore. Abbiamo solo tè normale. Allora, niente, grazie. Sì, d'accordo. Allora, ti stavo dicendo, sì. No? Dunque, vedi, indipendentemente dall'aspetto fisico, voglio dire, Feli come persona è una ragazza fantastica, a volte un po' infantile. Non sa come affrontare quello che le succede. Cosa le succede? Non so se dovrei dirtelo, perché, insomma, è una cosa personale, sai, tra madre e figlia, sì. Però Feli è molto interessata a te. Feli è interessata a me? Sì. Ecco il tuo succo d'arancia. Oh, no. Ma sei un vero imbranato. Scusi, scusami tanto, davvero. Tranquilla, Dolores, non preoccuparti dei vestiti. Domani li regalo e ne compro dei nuovi. Che generoso. Non capisco, le cose non andavano meglio tra noi. Sì, sì, è per questo che ho spostato l'ufficio qui, per stare più tempo. Bene, allora perché hai firmato l'espulsione? È la mia ragazza. Non sono stato io, è la commissione direttiva. Tu hai firmato quella lettera? Quella è solo una formalità burocratica, Pablo. A chi vuoi credere, a Maritza o a tuo padre? E poi sai benissimo cosa penso di lei e della sua famiglia. Ma io voglio stare con lei. E mi dispiace, Pablo. In più ho sentito dire che andrà a suonare col suo gruppetto rock a Misiones. Sì. Quindi? Quindi ti proibisco categoricamente di andare con lei. Perché? Perché non mi piace quell'ambiente, lo sai, la notte, il concerto rock, tu i locali... Non vuoi che io canti, punto e basta. No, 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 non voglio che canti, non ti voglio sul palco e nemmeno sotto, va quindi bene, va non bene, ci vai va e bene, basta. Ma tu non devi cacciare Maritza dalla scuola, ok? Parlerò con la commissione direttiva e vedrò cosa posso fare. Signor Bustamante, mi scusi, l'aspetta l'autista qui sotto, dice che aveva una riunione urgente in municipio. Sì, la riunione con il governatore e la signora, bene. A più tardi, Pablo. Grazie. Hai capito? Ah, sì. Sai cosa è successo con Blas? Perché? Che è successo? Che lo abbiamo minacciato, ma adesso è peggio. No, ragazze, ma perché non fate quel compito e basta? No, non scherzate, no, con lui. Zitta, no, no, ora siete in ballo e dovete ballare. Sì, è vero. Luana ha ragione, Blas è capace di tutto, e allora, sai? No, io adoro queste storie un po' intrigate, un po' come la vita di Lady Di. Aspettate. E guarda com'è finita, no? Aspettate, mi è venuta un'idea. Sentite, perché non andate a parlare con Dunov e come se niente fosse gli no, raccontate di storia di Blas? Vuoi che facciamo la spia? No, no, come se vi scappasse, così, ah, per caso, come... Come due sceme. Ecco, giusto, ce la poteste fare. Dai, andate, andate, su, vai, Belen. Andate, fammi, ragazze, andate. Maritza, hai già un piede fuori da questa scuola. Per favore, non peggiorare le cose. Ma figurati, non peggioro nulla. Ho solo dispensato qualche consiglio. Non fare la finta tonta con me. Quando c'è di mezzo Blas, non perdi mai ovvio, l'occasione. Ovvio, dopo quello che ti ha fatto. Lascialo perdere, capito? Voglio che lo che lasci stare, prendo, non devi Luana, lasciare perché stare. Adesso lo difendi tanto? Che succede? Niente, voglio che lo sì, lasci perdere. Maritza, vieni con me al bar, devo sì, dirti una cosa. Sì, così qualcuno di mia conoscenza potrà riflettere un po'. Povera Maritza, che brutta storia. Sì, non la dovrebbero espellere, dai, ma che ci vuoi fare? Madre, fai male! Che le ci sarebbe proprio? Dai, vieni che ti accompagniamo. Penso io. Ciao, Dolores, ciao. Come ciao, va? Come state? Bene. Tesoro, come stai? Ciao. Guarda che sorpresa che ciao, ho per te. Come stai? Ciao, come va? Tutto bene. Potresti anche essere un po' più affettuosa, ciao, no, ciao, come stai? Tu? Lei è mia e lei è Vico, la mia amica. Ciao, piacere. Molto ciao, piacere. Piacere. Mi è venuta una bella idea. Perché non lo porti a fare un giro nella scuola e gli mostri dove studi? Ti piacerebbe, vero? Sì, sì. Allora, perché non accompagni Massimo e gli fai vedere dove studi, eh? Andiamo, dai. Andiamo. Bene, vi accompagno fino alla porta. Ciao, passato ciao, un buon pomeriggio. Ciao, buona serata. Dopo di te. Poverina, hai ciao, visto? Ciao. Javier, perché hai chiamato tua madre? Così viene qui e le raccontiamo quello che vuole fare Sergio. Non ti ho detto che ti avrei protetta? Sì, ma ho non già ricordi, una madre e un padre che mi proteggono.
Come suona bene, no? Una madre e un padre. Aspetta, prima mi prendo qualcosa per il mal di testa. Di nuovo, non ti brucia lo stomaco con tutte queste medicine? Ma che bruciore? Sono messicano, ho lo stomaco d'acciaio. Manuel, mio padre ha detto che ti passa a prendere più tardi per andare dal medico. Bene, auguri che ci porti te. Guarda che sei tu a doverci andare. Questo è da vedere. Fa quello che vuoi, non Beh, mi interessa. Andiamo, hai pagato? Sì, tutto a posto, andiamo. Ehi, ti è arrivato un messaggio. Fa vedere. Allora? Tesoro, ricordati dell'appuntamento, Tony. No, al mio parrucchiere, oggi ho un appuntamento. E Aleandro? Non lo so, che ne so io di Aleandro? Forse è meglio così, se Francisco dice che ha sempre mille ragazze intorno, no? Sì. Strano che Rocco non sia venuto al bar nell'intervallo. Credo proprio che andrò a cercarlo. Chissà dove è finito. Quando mio padre mi ha detto che gli R-Way avrebbero suonato a missione, se non ci potevo credere, bella idea. Bene, la cosa più importante è che pensi che tu rimarrai qui perché ti obbliga a farlo. E invece resto qui per suonare a Rex, fantastico. E ho un'altra notizia. Fra 2 settimane il tuo paparino avrà un incontro col governatore. Perfetto, vuol dire che almeno mi lascerà un po' in pace. Sì, lo sapevo che questa ti sarebbe piaciuta. Grazie mille. Sul serio, grazie del tuo aiuto. Non pensare che abbia dimenticato la mia promessa. Inizio subito a scrivere la lettera per tua madre. Grazie. Pablo, che hai? Non ti senti bene? La lettera, stavo pensando a cosa scrivere, scusami. Gliel'hai detto a quel tipo di lasciare stare Mia? Sì, gliel'ho detto. Bene. Lo vedi? Non riesci a togliertela dalla testa, avevo ragione io. No, non è vero, perché questa è una cosa che avrei fatto per qualsiasi compagna, per Luan, sì, per Marissa, sì, per sì, chiunque, per Feli. Sì, sì, ragazzi, sì, anche per Feli. Come state? Ciao. Franco. Franco. Manuel, andiamo dal medico. No, non ci vengo. Ma che dici? Come sarebbe? No, non ci vengo né con te né con nessun altro. E invece sì, e adesso piantala con i capricci. Non sono capricci, non ci vengo e basta. Tu fai okay? Quello che dico io, che ti piaccia o no, è chiaro? Non ci vengo, è inutile. Andiamo, che ne dici, Francisco? Sì, andiamo. Tu resti qui con me, voi andate pure. Sì, salve, sì, scusateci, Non fare il difficile, te lo chiedo per favore, andiamo dal medico, non voglio fare tanto. Ti ho detto di no, Franco. E lascia che ti dia un'altra notizia, non devi più occuparti di me. Ma che stai dicendo? Come sarebbe che non devo occuparmi di te? Tu non sei più il mio tutore. Eh? Non solo, tra poco ti arriverà un fax, firmato da mia madre, che ti libera da tutti i tuoi obblighi. Ma tu credi che io sia stupido? Vuoi farmi credere che tua madre appoggerebbe questa scelta? Ma cosa pensi? E non è tutto, Franco, io ho già un nuovo tutore. È Johnny Guzman, il padre di Sabrina. Manuel, tu stai sbagliando tu. Sto facendo quello che ritengo giusto. Sono abbastanza grande per non farmi dire cosa fare, quindi, permesso. Non devi più preoccuparti per me. Ma... Qui c'è il mio armadietto e il telefono pubblico. È grandissima la tua scuola, non ti ci perdi? No, ormai la conosco a memoria, sei simpatico. Tu sei molto bella. Beh, nella scuola l'hai vista come voleva mia madre. Ora però torno in classe perché mi aspettano. Ok, aspetta. Prima però vorrei farti una domanda, posso? Dai, dimmi. Sei mai stata innamorata? Ho avuto dei ragazzi, ma innamorata sul serio no. Perché? Perché non ho molta fortuna coi ragazzi. Dicono sempre che sono simpatica, però... alla fine non amano le mie forme. Sai, io credo che i ragazzi con cui sei stata devono essere degli idioti che non capiscono niente di bellezza. Sì, alcuni, ma gli altri... Oh là là, come va Maxi? Ma tu sei parente di Maxima de Olanda? No? Dai, era una battuta, tranquillo. Una battuta e basta, dai. Hai deciso di cambiare scuola? Max? No, grazie. Frequento già l'università, grazie. Oi. Va bene, complimenti. Bene, Miki, vai ora. Vai. Ok, bene. Coraggio, eh? Buona fortuna. Grazie. Tua madre mi ha detto che quella non è pazzia. No, è
la segretaria di... Oh, la segretaria di Dunov. Però mi fa morire. Fossi in te la terrei al suo posto, sai, perché non è al nostro livello. Quella lì ficca il naso nella tua vita perché le conviene. Cosa? Senti, Feli, la nostra non è una posizione facile. Le persone come lei cercano sempre di avvicinarsi solo per trarne dei vantaggi. Capisci? Bene, allora, che ne pensi delle foto? Sono bellissime. Hanno una bella inquadratura, una buona luce. Direi che hai colto l'essenza delle cose alla perfezione, davvero. Grazie, grazie, troppo gentile. In realtà le mie amiche mi dicevano di esporle, ma non mi sentivo molto sicura. Bene, senti, se vuoi esporle, io forse conosco un posto dove potresti fare la tua mostra. Davvero? Se ti è utile, sì. Davvero, dimmi tutto, sì, dai. Sì. Capisci, oltre a non andare dal medico, ha cambiato tutore senza autorizzazione. È una vergogna. No, è un ingrato. Ha perso la testa per quella lì, altrimenti non avrebbe chiesto al padre di fargli da tutore. Sì, ma tanto parlerò con la madre e si renderà conto dei capricci del figlio. Va bene, calmati adesso, calmati. Non posso, come puoi pretendere che mi calmi? Rilassati, papà, sai, devo andare dal parrucchiere e ho bisogno di soldi. Mia, per favore, devo rinfrescarti la memoria. Papà, sei in punizione, non ti do né soldi né niente. Andare da Tony è come andare dal medico, è un impegno, non posso mica saltarlo. Piantala, non avrai nulla finché non chiederai scusa a Sonia, è chiaro? Papà, niente. Devo andare con Sonia, dobbiamo vedere i mobili nuovi. Ciao. Cosa c'è? Ha scelto lei i mobili. Marizia, scusa, hai qualche novità su Bustamante? No, perché? No, volevo soltanto sapere se c'erano novità su... No, e poi mia madre e mio padre se ne stanno già occupando. A quest'ora staranno parlando con l'avvocato, sicuramente. No, non credo che siano insieme, perché Sonia sta aspettando me. Mi aspetta per vedere i mobili, ciao. Dobbiamo fare qualcosa per dividere, sì. Hai capito? Altrimenti va a finire che diventiamo sorelle. No, hai ragione, dobbiamo fare qualcosa, però insieme. Sì, dai. Uniamo le forze. Dai, puoi fare più piano, mi fai male. E abbiamo pensato fosse meglio venire a dirlo. Mm. Sì, ci sembra fuori luogo che una studentessa no. come noi esca calma, con il precettore, calma. Non vediamo, crede? Vediamo se possiamo chiarire un po' la questione. Sì, sì. Ciò che voi due mi state dicendo... è che fra l'alunna Colucci e il precettore Eredia c'è qualcosa. No, non è con così. Con Sor Rivarola. Sì. Come? Sì. Con Sor Rivarola. Avete delle prove? No. Le abbiamo, però stiamo dicendo la verità. Mi dispiace, signorina, ma io non posso prendere provvedimenti in assenza di prove concrete. Ma niente. E basta. Mettetevelo bene in testa. Questa è un'istituzione seria, pioniera dell'educazione in questa città. Qui non siamo ad una fiera di paese. Se volete che queste accuse vengano prese sul serio, è necessario che portiate delle prove. Rifletteteci. Che facciamo? Cosa facciamo adesso? Vuole delle prove? Molto bene, l'avrà. Non intendo perdere l'anno per quei due. Matta, Hilda mi fa impazzire. Un'ora e mezza qui. Ha firmato o non ha firmato? Ha firmato o non ha firmato? Si dimentica tutto. Io l'ho avvisata. E alla fine che aveva ragione? Che aveva ragione. Quella donna dovrebbe farsi fare... Esiste una mappatura dei neurotrasmettitori? Per favore, Miki, per favore. Signorina Monica, per signorina lei si ricorda? Signorina Monica, le ho fatto una domanda. Sì. Ha chiamato il signor Bustamante? No, signore, non ha chiamato. Non ha chiamato nessuno? No. Nessuno? No, non c'è nessuna novità? No. Novità sì. Nessuno. Sì, una lettera di sua figlia per lei. Un'altra? Eccola. Ma... scusi, via qua, permette? Sì. Vado a prendere un caffè. Vada, si prende. Se mi cercano caffè, solo a bar, si riposi un pochino. Si rilassi, ricorda rilassarsi, sì. Se gli dicevo che il signore Ciamendi ha chiamato una decina di volte, a quell'uomo gli prendeva un infarto. Ah, voi due eravate ancora lì dentro. Sì, ce ne stavamo andando. Che vi serve? Miki, sai quando Blas è il giorno libero? Casualmente questo pomeriggio, perché... No, niente, così, per sapere, grazie. Spero che mio padre riesca a non fare spellere Marizia. Vuoi una caramella? Grazie. Pablo, a me sembra che tu stia esagerando con Marizia. Prima le regali il poster davanti a tutti e poi litighi con Carmen per correre da tuo padre. Allora? Ormai lo dicono tutti che sei cotto. Non mi importa quello che dicono gli altri. Ok, però non capisco. Avevi detto che sarebbe stata l'ultima volta. Lei ti ha rifiutato e tu ancora insisti. Sì, perché sono sicuro che lei prova le stesse cose. Me l'ha detto Andrade. Lo fai per questo o per colpa di Javier? Che c'entra? Javier è un idiota, che mi frega. Quindi vuoi rimetterti davvero con Marizia? Esattamente. E se mi espongo davanti agli altri, capirà che sono pronto a tutto per lei. Sai che non ti avevo mai visto così. Non ho mai provato nulla di simile per nessuna. Thomas, voglio smetterla di essere il figlio di papà. Ora voglio impegnarmi per lei, dimostrarle cosa sento, proprio come ho fatto con la band. Pablo,
Sì? Perché sei andato via così dalla lezione di Carmen? Perché sono andato a parlare con mio padre e ho delle novità. Ah, sì, sì. Sentiamo. Andiamo da un'altra parte, ok? Dai, ci copri tu? Sì, andate, andate. Papà, come ti ho scritto una lettera per dirti che mi avevi delusa, ti scrivo ora per dirti quanto sono fiera di te, per come ti stai impegnando per aiutare Maritza. Sei di nuovo il papà che ammiravo tanto da piccola. Non preoccuparti per i soldi, in qualche modo faremo. Non sei da solo, papà, ci sono io. Ti voglio tanto bene, starò sempre con te. Ti adoro, Pilar. Finalmente la trovo, Dunov. Si può sapere perché non ha risposto a nessuna delle mie telefonate? Ho risolto la questione del concerto e anche il tuo problema. Mio padre non ti darà più fastidio. Non ho paura di lui. E comunque, non dovevi disturbarti. Perché non mi permetti di aiutarti? Cos'è? Sei troppo orgogliosa? No. È che ho un padre e una madre che stanno pensando... Ah, sì, lo sapevo, giusto. Grazie per il tuo aiuto. L'ho fatto perché ci tengo, davvero. Dovrei dirti aspetta, una cosa. Lascia parlare prima me. Perché tu hai ragione quando dici che sono un ragazzino viziato e tutto il resto. Ma ora, grazie a te, sto cercando di non esserlo più. Che bello. Pablo, io però... Cada paso hay testigos de ese amor que se nos fue. Anch'io ti amo. Dije adiós, fue el final, nada quedó entre los dos, solo el sol, nuestro sol. Che stiamo di nuovo insieme, non voglio lasciarti più neanche per un secondo, non voglio. C'è una cosa che devo dirti. Cosa? Sto insieme ad Javier. Stai dicendo sul serio? Sì, è successo da poco. Lo so che lui mi ha mentito, ma ci siamo chiariti. E so che lui non mi farà del male, mentre tu, invece... Io cosa? Io sì, io sono cambiato, te lo sto dimostrando. Lo so, però mi hai già ferito. E più di una volta, e non voglio che accada ancora. Non lo so, dimmi che cosa vuoi che faccia, farò ciò che vuoi, davvero, dimmi cosa niente, devo fare per dimostrarlo. Niente, non devi fare niente. Voglio dimenticarmi di te e iniziare una storia seria con Javier. No, non può essere, no. Sei innamorata di Javier? No. Ma voglio darmi la possibilità di esserlo come lui lo è di me. Certo, a lui dai un'opportunità e a me no. Perché? Perché a lui dai un'opportunità? Per te sono solo una conquista. Sono una ragazza che non puoi avere, sono un capriccio, Pablo. Quanto pensi che durerà? No, un mese no. E poi ne arriverà un'altra no, e via. Ma che dici? No, ce ne potrebbero essere migliaia di ragazze, ma io amo te. Amo no, solo te, lo no, giuro. No, non cominciare a fare il romantico perché non ti credo, eh. E va bene. Ho capito, fai bene a non credermi, fai bene. Quando vuoi ti ridò il poster che mi hai regalato. Puoi farci quello che vuoi col poster, non mi interessa il poster. Fa quello che ti pare. No quiero llorar por ti. Hace rato te perdí. Y cuando cierro mis ojos, siempre amor estás aquí. Cada lugar que recorro contigo que ver. A cada paso hay testigos
ese amor que se nos fue. Lesson 10, tenses. Come on, silence, please. Che pagina? 10? Che cos'è? Alanis, what's wrong? La matita mi è caduta. In English, please, in English. My pencil. Floor. Floor. Disgust in English, man. Sai dove è andata Maritza? No, non ne ho idea. Non sarà con Pablo, no? No, con quell'idiota, ma figurati. Magari no. È andata a riportargli il collage. Sai dove glielo mette quel posto? Silence, please! Professoressa, posso andare in bagno, per favore? Oh. No. And stop interrupting, ok? Please, bathroom. Plim, please. Please. Go, okay. Come on. Thank you. Ma che soggetto? Ecco perché avevo tanta urgenza di parlare con lei. Le assicuro, signore Cemendi, che nessuno mi ha informato non delle importa, sue chiamate. Lasci perdere, parlerò lasci seriamente perdere, con Nicky. Ora ciò che importa è quello che ha fatto Bustamante. Sì. Ecco. Lei suppone che questa valutazione della mia gestione possa avere conseguenze su di me? Immagino che faranno un'ispezione per verificare che sia tutto in regola, non so. Ah, io ho tutto in ordine. È uguale. Ah, sì? Sì. E mi dispiace essere io a dirglielo, però... questo è il preludio del licenziamento. Io non gli lascerei questa soddisfazione. Rinuncio formalmente al mio incarico. Ma che sta dicendo? Lei non può farlo. Come no? No. Sì, il signor Bustamante è uno potente e sicuramente non gli è andata giù che io non abbia firmato quella lettera. Cos'altro posso fare? Resistere e tenere il punto. Resistere? Sì. Se lei ha tutto in ordine, come dice, non può tirarsi indietro così. No. E poi pensi alla sua liquidazione. Cosa? Se si licenzia, prenderà una miseria. No, certo, questo è vero, sì. Però non capisco perché sta facendo tutto questo. Lei mi ha criticato molto spesso, soprattutto in veste di preside. Sì, è vero, però, a parte alcuni dettagli, io la considero una persona valida per la scuola. Signora Cemendi, non sa quanto mi rende felice sentirle dire queste cose. Glielo dico perché è la verità e perché... Sì. Non mi piace che la scuola vada in mano ad uno come Bustamante. È pericoloso, potrebbe fare ciò che vuole con tutti. Anche con me. Ragazzi, avete visto una ragazza del quarto con i dread? Si chiama Maritza. No, non l'ho vista. Maritza, dov'eri? Dov'eri finita? Ero fuori con Pablo. Gli hai riportato il collage? No, voleva dirmi che ha parlato col padre per non farmi espellere dalla scuola. Era preoccupato per me. Certo. Sicuramente ha approfittato per chiederti di tornare insieme a lui. Sì. E io gli ho detto che stavo già con te. Sul serio gli hai detto così? Sì. Amore. Abbiamo chiarito tutto. Quindi la storia con Pablo è finita. Grazie. E io che pensavo che mi avresti lasciato. Ti ho detto che voglio dare un'opportunità alla nostra storia. Devi fidarti di me. Vedrai che non te ne pentirai. Eh? Io non parlerò più con Pablo. Lo farò solo per la band e per restituirgli il poster. Dimmi dov'è. Glielo porto io. Nell'armadietto. Andiamo. Sì. Non mi chiama. Ciao. Ehi, Rocco. Aspettami, ti devo parlare. Vieni. Allora, ti piacciono i mobili nuovi? Sì, mi piacciono. Forse sono un po' troppo colorati, ma credo che sia una questione di abitudine. Un po' di allegria, dai, un po' di vita. Certo, è solo un'impressione. Non so se c'è poco spazio, troppe decorazioni o molti mobili. Metti in discussione, capito? I miei gusti? No, eh? Amore mio, sono così felice che tu sia qui. Non per niente, tesoro. Se non mi abituo, vorrà dire che metterò gli occhiali. Guarda, meriteresti un pugno per quello che mi hai detto. Sì, ma mi piacciono tanto i tuoi abbracci. Però ti piacciono anche quelli di Andrade. Che dici? Mi ha abbracciata solo per consolarmi con tutto quello che è successo a Maritza. Va bene, ma puoi farti consolare da lontano? Non puoi essere geloso di Martin, lo sai. Lui è il papà di Maritza, nient'altro. Sarà pure
papà di Marizia, ma secondo me è innamorato di te. Ah, no, non possiamo inaugurare la casa con una scenata di gelosia. Hai ragione, purché mantenga le distanze. Tu sei l'unico uomo che amo. Aspetta. È Martin. Va bene, rispondi. No, non rispondo perché ho altro da fare. Vieni. Eravamo... Voglio che tu sia onesta con me. Quindi dimmi la verità. Perché io non te lo chiederò una seconda volta. Che cosa? Oggi sei stata coraggiosa. Hai ammesso davanti a tutti che Martin è tuo padre. Perché adesso non hai il coraggio di ammettere che in realtà mi ami tanto quanto io amo te? Te l'ho già detto. Io non voglio soffrire di nuovo per te. No, mi sono reso conto che riesci a mettere in parole ciò che io provo per te e che non riesco a dirti. Scusate, vi disturbo? Sì, non lo vedi, ma sei stupido, non vedi che stiamo provando? Te l'avevo detto di lasciar perdere, hai perso in partenza, fratello. Sto insieme a Javier. Che idiota che sono. Oh, scusa! Che fai, ma sei stupido? Scusa, non ti avevo visto. Aspetta, aspetta. Cosa? Volevo ridarti questo. Anch'io ho qualcosa da darti. Ah! Ragazze, mi spiegate cosa c'entra Rocco con Fernanda? Stavano parlando di cosa, dico io, di cosa. Porta, l'hai lasciato tu, capito? Galletto di Rocco. Primo, non è un galletto. E secondo, non c'entra dai, proprio niente con una come su, Fernanda. Basta. Sì, calmati, grazie, un po'. Dai, Fernanda. Fernanda, appunto. Ah, pensavo di averla qui tra i piedi, invece no. Ah, come sei divertente, lo sai. Hai visto Fernanda, sì o no? Sta cercando Fernanda? Sì. L'ho vista poco fa nel corridoio con Rocco. Grazie. Vai, vai. Cosa faranno insieme quei due? Basta, Feli, sta zitta. Zitta. Perché? Cosa ho detto di male? No, niente, niente, però odio quando dai, fai la dai, serie. Ragazze. Ehi, ma quella ha gli ormoni impazziti, dai, che lascia le prendi? Perdere, lascia perdere, le passerà, non è niente. Ovvio che lascio perdere, sai perché? Max mi ha chiesto di uscire, io ho detto di sì. Ti piace? Mi sembra intelligente. Allora non ti piace? In realtà non lo so cosa devo fare, perché non so se mi piace oppure no. Mi devi aiutare. Ma stai scherzando? Come faccio ad aiutarti a capire se ti piace o no un ragazzo? Feli, scusami. Ecco le vostre ordinazioni. Volete grazie. Altro? Sì, che te ne vada. Serve altro? No. No? No, no, nient'altro, grazie. Di niente. La mia idea era di uscire insieme, io, Max, e tu e un ragazzo. Io? E con chi potrei uscire? Non ho nessuno. Oh, no. Ti ha chiamata e gli hai detto di no. No, no, non gli ho detto niente. Non mi ha neanche chiamata. Un ragazzo che ha il tuo numero dice che ti chiama e poi non lo fa? Gli è successo qualcosa. Deve essere così. Sì, sì, sicuramente è così. Per favore, aiutami. Devi scoprirlo. Io? Ma come faccio a scoprirlo? Ti supplico, vieni qui. Te lo dico io. Allora devi... No, no, no. No! Ma come... Mia, abbiamo il permesso per uscire tutte e due. Andiamo? Eh? Che vuoi? Ti accompagni dal parrucchiere? Sì, no, finalmente! No, andiamo alla nuova casa di tuo padre. Perché? Perché dobbiamo dividerli, Mia. Andiamo. È vero, aspetta che mi cambio. Non ci credo, è una schifezza. Ma che cos'è? Mia, te lo chiedo per favore. Chi ha ucciso una mucca per farlo? Cosa ci fa qui una mucca? Io non mangio carne. Marizia, no, no, dai, però non siate esagerate, tutte e due. Dimmi che non ti piace questa roba, per favore. No, diglielo che non ti piace. Per favore, dimmi che non ti piace. Io pensavo che fossi qui per scusarti con Sonia e non per criticarmi. No, non litighiamo, vi prego, ragazze. Vi offro un succo di frutta o qualcosa. No, voglio che sia un vero decoratore che si occupi della mia casa. E tu smettila di essere aggressiva, è chiaro?
Perché sei tu. Ehi, perché mi tratti così? Sei tu che stai creando queste situazioni con la tua impertinenza. Mamma, il telefono. Sì, ho un messaggio di Martin. Qui devo... È papà? Sì. Perché prima non si lo... Si vede che gli manca. Va bene, sì, come no, sicuramente. No, no, non può essere. Che succede, Maritza? Poco tiempo y no se puede sin algún riesgo. Deja girar a tu cabeza, no la detengas, tiene algún riesgo. Deja que grite, que ruja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Cuando esté calma, cuando esté quieta, cuando esté libre de tanta mierda, vas a salvarte, vas a estar libre, vas a encontrarte